Allora, cos'è sta storia qua? Cosa hai deciso di fare? Cosa ha deciso di fare? Vuoi Cos'è sta cambiare roba qua? schiena? Cos'è sta roba qua, eh? Chi te l'ha Io. mandato? Cosa sono sti scatoloni qua? Chi te li ha mandati? Signori, benvenuti in un nuovo video, sono Emilio e oggi finalmente siamo tornati in un video tech con il buon regia. Allora, oggi andremo a montare un PC della Madonna. Il PC che vi avevamo promesso Scusate. che. Sta morendo. Il PC che avevamo promesso che saremmo andati a montare ed è veramente, veramente Caricamento. caricamente. Allora, cominciamo a fargli vedere un po' di roba. Il case useremo quello Alien dell'unboxing, ovvero. Neo 11 Dynamic, quello che avete già visto. Allora, cominciamo. Scheda madre, signorino. MSI X470, M4, un altro processore Ryzen. Questa volta però. Perché ci siamo trovati male con gli altri, quindi abbiamo deciso Esatto. di prendere sempre questi. E stavolta non è il 5, perché noi ce lo voglio, io ce lo voglio avere così grosso, Ce ed lo è il voglio avere 7, il 2700X, quello nuovo. Le RAM, come vedete, vogliamo stare molto sobri. Questo è il nuovo esatto. kit della Gigabyte, che ti danno le due RAM, sono due banchi da 8, e in più ti danno anche i due bank finti RGB per Riempire, diciamo, tutti gli riempire tutti gli slot. slot. SSD NVMe, mi sono trattato bene, molto bene anche Molto qui, troppo quello da bene. 512 GB, il 970 Pro, che è una macchina da guerra, Raga, SSD. sono particolarmente curioso di vedere questa roba qua in azione, anche perché per il prezzo che viene e per la velocità che offre, secondo me qua comincia a valerne la pena di montare NVMe. Comunque, avremo modo anche di parlare di Vuoi fare le cose questo. E tamarre? falle Falle bene, bene, no? perché È se da no. quando ho visto sto cazzo di dissipatore tipo 2 anni fa che ho gli occhi Esatto, sopra. Questa è bellissimo. l'ultima versione che hanno fatto, l'X62, quello da 280 mm. Quello che vedete lì è proprio RGB. RGB, è una figata. Esatto. Quindi, vabbè, Per lasciamo non perdere. farsi mancare niente, Vabbè, alimentatore è un facciamo vedere EVGA. meglio. Lotte 50 G3, un 80 Plus Gold, quindi c'è anche una bella certificazione. È full modulare questo. E tutto questo qua, no? E abbiamo la scheda madre RGB e le RAM RGB e il dissipatore RGB che non ce le metti le ventole RGB e non ce le Che metti. costano poco, oserei Esatto, dire. abbiamo pagato. Oh, se vuoi darmi una mano. Abbiamo perché io c'ho il suo, quando lui spende i soldi, c'ho male anch'io. Ho speso quasi di ventole come di RAM, che ultimamente è una cosa brutta da dire. Comunque, è il kit della NZXT, c'è cioè il controller per i LED, e sono un totale di 6 ventole, che poi Esatto. vedrete come La verranno messe. figata. La Ne ho figata. già provate le prime due, che sono le prime che sono arrivate, sono troppo belle, cioè, non, ecco. Ecco. In tutto questo abbiamo anche, perché noi non ci facciamo mancare niente, nascosti, strike all'SSD, i Cavi cavi sleevati, ovviamente. sleeve. Era un Che po' indeciso sul fai? colore, nel senso che io sono sempre andato sulle cose tipo rosse o nere, però ho visto qualche video e mi sono innamorato su quel case lì del bianco e del nero, perché secondo me con l'RGB ci stanno troppo bene. Sì, infatti avevamo guardato e secondo noi quello. Perché prima voleva prendere il rosso e nero, solo che il rosso e nero non, Secondo me secondo non me non ci ci stava stavano bene, bene. esatto. Adesso Lo vedremo. montiamo Al massimo le tutto. rimando indietro. Esatto, non ci vuole E molto. Fabio non si sa. Ecco, e io devo lavorare con questa Ah, persona poi qua. vabbè, Vabbè, questo qui se vi interessa è l'hub, l'hub per quello gestire stronzo che, le vabbè, lasciamo ventole. Che perdere. l'ultima volta non è Esatto, partito. speriamo che stavolta vada bene, se no io Se pianto la no, testa in esatto, un terra. bestemmione, raga, cazzotto sulla scrivania, si spacca. E via che si va. Si va. Raga, ma Cioè. come cazzo fanno adesso queste cose così Ma veloci? che. Cioè, questo è il mio dito, porca puttana, è lungo come un Raga, ci cazzo di siamo dito. rimasti Cioè, ma stronzi, ma porca, ma quanto è infatti piccolo. guardavo il dissipatore e dicevo, boh, Ma a me è sembra piccolissimo, piccolo. raga, cioè questo è il mio dito. Raga, ma che. Oh. Comunque abbiamo appena montato anche il Ryzen. processore. Vi faccio vedere un po' la scheda madre. In carbonio. Tutta RGB, vedi qua RGB, Tutte qua RGB, RGB. qua ci sarà RGB. RGBGB. Radiatore da 280, due ventole Oh. della NZXT da 140. Adesso
L'andremo a montare. In ferro si fanno Corsair, hai capito? Non in plastica, in ferro. Allora, adesso però devo, mi servono istruzioni, ma non so come cazzo si Ecco, muove. bravo, ecco, bravo. Insegna ai ragazzi come montare le Figa, le cose. fanno. Insegna. E niente, adesso vado a montare il radiatore, le ventole sul radiatore, poi lo andremo a montare sulla scheda madre. Abbiamo montato l'SSD. Raga, è stato un attimo un po' così perché non so se si vede. Ok, no, non si vede. E leggermente. No, non si vede. Ok, flette leggermente l'SSD, ok? Mentre tipo quando abbiamo messo la vite, probabilmente si schiaccia e quindi lo fa flettere un attimo. Non so se sia una cosa normale. Lo scopriremo solo vivendo. Stai leggendo il giornale, cosa dice la Gazzetta? Stiamo per andare a montare le RAM, scusate per il gellanza. Allora, questo qua ovviamente è quella vera, ok? No? Ci sono quelle vere e quelle finte. Vera finta, Ora ok? sì, ora Ora no. le puoi montare. È un'ora che le vuole montare e io che lo fermo. Paf. Bellissima, raga. Quando si accenderanno sono ancora più belle. Se si Esatto, accenderanno. stessa ci andrà. Intanto qui dal dissipatore abbiamo tirato via tutta la pasta termica, quella originale che fa cacare al budello, e poi ci metteremo Magari la andava nostra. bene, non lo Magari so. andava bene, però noi per Ci stiamo sicurezza aggiornando. ci mettiamo la nostra. E via. C'è il liquido, eh? Fortuna che ci sta il liquido. Ah! Allora, Stiamo finendo. vi facciamo vedere dove siamo arrivati. Abbiamo montato la scheda madre e abbiamo montato il dissipatore. Adesso dobbiamo metterci soltanto la scheda madre. Dobbiamo soltanto metterci la pasta termica e Fissarlo, fissarla. cosa di Messo niente. da dentro e le ventole prendono aria da Questo dentro e va verso fuori. Questo andrà montato un second così, esatto. op track farlo passare così in O realtà. così, adesso vediamo comunque. Non sai che lo fisso. Ok. Esatto, tipo No, una roba così del mi genere. piace. No, esatto, adesso giù, adesso lo mettiamo a posto. E niente, pasta termica, raga. Abbiamo dovuto fare una cosa, perché ovviamente l'hub per le ventole non funziona. Uno. Uno. L'altro funziona, che è quello che Per vabbè, adesso. per Quanta bella la mia adesso. tovaglia con i gatti. Bellissima, che dovrà essere messa sull'altro computer. Lo metti dietro Comunque, te questo stavolta, io non ci metto le mani. questo lo metto io. E cosa succede? Che la pista, quella di come si possono Le chiamare? piste elettriche della Esatto, scheda si esatto. sono rotte qua sul connettore E quindi abbiamo fatto e quindi abbiamo legamento dovuto diretto. sostituire le piste con dei bellissimi cavi. È un lavoro di merda, l'ho già fatto tante volte anch'io, lavoro da delinquenti proprio, Però però almeno almeno funziona. adesso sembra funzionare. Bellissimo, bellissimo. Ok, raga, dopo aver saldato l'hub, bestemmiato, adesso abbiamo appena montate le ventole, tre basso e tre a lato. E due sopra. E vabbè, le due sopra. Di ventole questo computer, raga, fidatevi che ne ha. Secondo me sta al fresco, poi non lo so. Raga, c'è un casino di cavi assurdo. Più che altro anche per le ventole, perché ogni ventola ha tipo un ingresso out e in per tipo metterli in serie per i LED. LED. E dopo vi facciamo vedere anche come funziona. Quindi gira e rigira ci sono 200 milioni di cavi. Adesso ci siamo appena resi conto che dobbiamo smontare il radiatore per mettere su i due cavi sleeve CPU Esatto. perché siamo due ritardati. E niente, adesso ci toccherà farlo. Oh là, guardali lì, che belli. Allora, raga, aggiornamento. Guardate un po', abbiamo montato la scheda video. Oh, è storta. La scheda video. Mi specchio anch'io. Ciao. Sì, lo specchio anch'io. È fisso. Niente, stiamo mettendo i cavi slivati con i suoi pettini che escono già direttamente dalla confezione, quindi top. Sono un marea, chilometri e chilometri di cavi da mettere a Però posto. spazio secondo me ce n'è, lui Ce dice n'è, di ce n'è, no, ma. ce n'è. Io dico di no, però ce n'è, ce n'è. Ce n'è, ce n'è. Va tutto bene, raga. 5 ore che ci siamo dietro, va tutto bene. Sta andando bene, perché sta andando Bellissimo. bene. Però diciamo che adesso arriva il bello, in buona sostanza. Eh?
Davanti siamo perfetto. Davanti è perfetto, perché davanti, per l'amor di Dio, è perfetto. Dietro è un po' il problemino, ma qualche cavo, raga, adesso lo buttiamo dentro, cioè, facciamo un break. Sì, mangiare la torta. Esatto, facciamo un break, raga, dopo dobbiamo solo mettere dentro i cavi, solo. Non sono a pressione, te lo giuro. Molto semplicemente dovete avere fiducia in noi, perché tutti sti cavi ce li abbiamo fatti passare e davanti non c'è neanche un cavo. E sono un po' a pressione, sì, però... No, ma non è che... Neanche tantissimo. Abbiamo dati di peggio, tipo il mio. Chiusura. Raga, ci vediamo... Già fatto, Ci vediamo dopo, Non voglio dirlo perché ogni volta porto sfiga. Ci vediamo dopo. Raga, è il giorno dopo, perché ieri poi alla fine abbiamo fatto tutto, dovevo scappare di corsa e quindi... Capite, abbiamo lasciato... esatto. Poi alla fine dei conti doveva fare tutto lui, perché quelle cose lì le doveva fare lui. Ormai eravamo già a posto. E niente, concludo con questo video, spero ovviamente che vi sia piaciuto. E niente, scrivetemi qui sotto nei commenti se volete altri video del genere, che... ovviamente ne porterò altri. Quindi, come sono dedicato, iscrivetevi al canale. Io computer non ne faccio più. Mettiamo no, adesso ne facciamo solo computer. Quindi, come sono dedicato, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, come piace. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook, tutti i vari link sono in descrizione. E signori, ci vediamo alla prossima. Ciao!